il primo vincitore del shootout, uno spavento alla fine, però è portato a casa il risultato. Sì, con la salute è stato un po' complicato perché il Q3 senza aver girato con queste gomme da ieri. Non è tanto tempo fa, però le condizioni sono molto diverse, per cui la macchina si comportava in modo totalmente diverso. Il posteriore si è riscaldato al secondo giro, ho spinto un pochino più per cercare di migliorare, visto che ero un po' indietro rispetto al primo tentativo e ho perso la macchina alla curva 5. Alla fine non ho avuto conseguenze sulle qualifiche, non so, però per Carlos dietro di me è un peccato se si stava migliorando. Ma sono contento del mio primo giro, molto contento, e ora dobbiamo confermare questo risultato in gara. Sei in position sia per la gara di domani che per la sprint di oggi. Come affronterai questa gara? Beh, ci proveremo. Dobbiamo anche però essere realisti e finora siamo sempre stati dietro in gara, specialmente le Red Bull sembrano un passo avanti. Vediamo come andrà, magari ci sorprenderemo positivamente. Noi pensiamo di aver migliorato la macchina parecchio, però oggi avremo più risposte della gara, perché prima non saremo competitivi. Pensate di poter lottare con la Red Bull? Io farò di tutto per farlo. Alla fine siamo per questo, la Ferrari deve stare in vetta e io farò assolutamente tutto per vincere. In bocca al lupo, fantastico. Che spettacolo ragazzi, anche oggi un'altra performance inaspettata e anche oggi sono riuscito ad aprire il video con l'intervista di Charles a caldo e soprattutto, come dire, subito dopo la qualifica. Sono veramente contento. Allora, per chi avesse ancora dubbi, perché poco fa ho ricevuto una telefonata di un ragazzo che mi diceva: Nico, ma io non ci sto a capire più niente, ma se le qualifiche sono state ieri, quelle di oggi cosa sono? Oggi si sono svolte le qualifiche della sprint che si correrà pomeriggio. Semplicemente due qualifiche e due gare separate, a sé stanti, che poi secondo me è la cosa più giusta. E anche oggi, ragazzi, sto soffocando perché mi sono messo la maglietta di Leclerc all'incontrario, alla rovescia, proprio per farvi vedere il suo numero, il numero 16, che per assurdo è un numero, vi devo fare questa confidenza, al quale io sono molto molto legato, ma non per lui ma per altri motivi. In ogni caso, ragazzi, è stata una qualifica emozionante, non come quella di ieri, perché ieri c'è stato l'effetto sorpresa che tu non ti aspettavi, e soprattutto una qualifica un po' diversa anche dal punto di vista della gestione degli pneumatici. Adesso cercheremo di analizzare un pochino il tutto. Comunque, alla fine si è conclusa con Leclerc che è arrivato nella zona dove si vanno a sistemare le vetture. Lui era nella posizione del numero uno senza l'ala anteriore, senza una metà dell'ala anteriore, perché proprio nel suo ultimo tentativo in curva 3 è andato a muro. E la cosa che più mi ha impressionato è che immediatamente si è scusato con Sainz, che era dietro e che quindi non aveva avuto l'opportunità di migliorare il giro. Però questa cosa qui praticamente non è riuscita a tantissime persone, perché adesso stanno parlando Leclerc con Verstappen e vi devo dire, Leclerc ride, Verstappen non si sa che faccia. Ovviamente sono qualifiche e poi secondo me in gara Red Bull sarà fortissima e quindi è possibile che a Verstappen gli torni il sorriso, però in ogni caso lo ribadisco ragazzi, ma che passo avanti è stato fatto. E poi, come diceva Giacomo Rizzitelli, io non sono d'accordo, e quindi sono d'accordo con Giacomo, che questa non è una pista probante, perché ha il settore veloce, ha il settore di trazione, ha il settore di tutte quelle curve a 90 dove comunque il carico aerodinamico è molto importante. E poi purtroppo c'è questo rettilineo lunghissimo che inizia già dalla curva dove tu hai un vantaggio enorme, enorme con il DRS. Quindi questo mi preoccupa, e non poco, in ottica di gara. Però ribadisco, ricordiamoci dove eravamo nelle prime tre gare. E poi secondo me, ragazzi, vedrete che con le modifiche che stanno apportando, questo vantaggio che ha la Red Bull a livello di DRS si accorcerà prossimamente. Comunque, un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata la lucidità con la quale Leclerc subito dopo la qualifica ha detto: ragazzi, sono andato a muro perché
la gomma posteriore si era surriscaldata e probabilmente non avrei fatto il tempo. Ma questo, se ci fate caso, non è riuscito praticamente neanche a Verstappen, che addirittura a livello di tempi sul giro è dietro il suo compagno di squadra, dietro Perez. Mi scuso per questa schermata, ma non avevo voglia di aspettare quella ufficiale che di solito vi faccio vedere, che inoltra la F1, quindi ho preferito andare direttamente su questa. In ogni caso, ragazzi, sono state delle belle qualifiche. Come potete vedere, Russell ha dato un colpo di reni proprio all'ultimo, andandosi a piazzare davanti a Carlos Sainz. Carlos Sainz, comunque, diciamo che non ha avuto modo di migliorarsi. Si trova a 6 decimi rispetto a quello che hanno fatto alcuni degli altri che hanno preso parte alla Q3, anzi alla SQ3, Sprint Q3, però è anche vero che se il problema gli pneumatici lo ha avuto Leclerc, è possibile che lo abbia avuto anche Sainz. Lo ha avuto anche Verstappen, cioè surriscaldamento agli pneumatici, soprattutto al posteriore. E difatti, quando Leclerc ha fatto l'errore, ha perso l'auto in inserimento di curva prima del punto di corda, proprio al posteriore. Allora, questa è una piccola nota che mi preoccupa, perché per questa gara sprint io sono sicuro che i team saranno liberi di mettere la gomma che vogliono, e allora è un po' un rebus. Andranno con la rossa che comunque con il caldo di oggi ha dimostrato di perdere subito performance, o andranno con la gialla? Con la rossa sul giro secco Leclerc ha un discreto vantaggio. Con la gialla non è andato male, però le due vetture a livello di performance mi sembrano più equilibrate. Quindi anche questo sarà un vero terno all'otto, perché se tu parti con la rossa, e questo vale anche per gli altri, praticamente rischi di avere poi problemi di usura e quindi devi fare tanta gestione pneumatici. Se tu parti con la gialla, forse puoi attaccare da subito e puoi provare a spingere tantissimo, anche perché per non essere attaccato sul dritto con il DRS, Leclerc dovrà fare i primi giri proprio molto molto forte. Però se parti con la gialla rischi di farti bruciare in partenza da chi parte con la rossa. È veramente un terno all'otto, però lo guarderò con un po' di leggerezza in più rispetto ad altre occasioni, perché mi ripeto per l'ennesima volta: questi progressi della Ferrari sono veramente importanti. E nella puntata di lunedì vorrei fare una piccola analisi su come si sono mossi tutti i team e il perché di alcuni cambiamenti importanti a livello di aggiornamenti che sono arrivati o non sono arrivati. Comunque, questa è una considerazione che potremmo fare tranquillamente nel post gara. Poi andiamo a vedere, prima di analizzare un'altra cosa che mi ha molto colpito, le altre posizioni, perché sesto abbiamo Hamilton, settimo abbiamo Albon. Ora, Albon con la Williams sta volando, soprattutto nelle piste veloci. Mi chiedo, è veramente necessario da parte della Williams andare a sacrificare gli sviluppi di quest'anno e dell'anno prossimo per potenziare la struttura? Da un certo punto di vista direi di sì. Però è un peccato non andare a sviluppare una macchina così performante nelle mani di un pilota molto bravo. L'altro pilota ha fatto un errorino, come potete vedere, ma non era distante da Albon. Mi ha anche stupito, è andato a sbattere, ha distrutto tutta la parte destra della vettura e ha causato l'unica rossa che c'è stata in questa sprint qualifying, ecco, chiamiamola così, shootout. Non ha nulla di shootout, quindi secondo me il nome non è giustificato. Poi ancora a livello di tempi troviamo Alonso e Stroll, ottavo e nono, quindi molto più indietro rispetto a quanto ci hanno fatto vedere ultimamente. Perché? Perché a loro il DRS non funziona, non si è aperto mai praticamente in queste qualifiche, e si sono difesi dando l'uno la scia all'altro e poi ricambiandosi il favore. Quindi peccato per l'Aston Martin, che è vero che non aveva avuto mai problemi a livello di DRS fino a questo momento. Però in questa gara cosa cambia?
cambia l'impatto che l'aria ha alle altissime velocità per tantissimo tempo. Pensate, prima di aprire il DRS in ottava marcia, per quanti metri, quante centinaia di metri, quanti secondi la vettura sta sopra i 300 km/h costantemente e poi deve andare a creare una certa forza per alzare il secondo flap dell'ala posteriore e quindi azionare il DRS. È una cosa che richiede come dire, uno sforzo da parte del meccanismo ed evidentemente quello dell'Aston Martin va irrobustito. È un po' curioso notare come questi problemi li hanno avuti l'anno scorso sulla RB18 ed è curioso notare che questa auto, questa vettura sia stata progettata da uno dei progettisti dell'RB18. Quindi questo qui diciamo che è un difetto che hanno in comune, che comunque sono sicuro che risolveranno senza problemi. E questa è un'altra cosa. Infine, vi volevo far notare la differenza di tattiche che c'è stata tra la Ferrari, che aspettava sempre per non trovarsi, come dire, in confusione con gomme fredde e difficili da mandare in temperatura, aspettava prima di uscire per il giro qualche minuto, l'ho fatto ieri, ma soprattutto l'ho fatto oggi, con sessioni molto più corte rispetto a quelle di ieri, molto, abbastanza, e invece le due Red Bull che si andavano a schierare, questa è un'immagine di ieri, non ho trovato una foto aggiornata, si andavano praticamente a schierare sempre tra i primi o addirittura erano sempre prime e seconde, anche 3 minuti prima, lasciando raffreddare le gomme. Questo che cosa ci indica? Una differenza di tattiche da parte dei due team, e comunque coraggiosi entrambi, solo che forse in Red Bull sono stati un po' aiutati in questa scelta dal fatto che la RB19 scalda con un po' di facilità in più gli pneumatici, soprattutto sull'asse anteriore. Ferrari invece non lo fa e quindi aveva bisogno un po' di più delle termocoperte. In ogni caso, siamo stati fortunati che è andata bene perché se usciva una rossa erano veramente dei bei problemini. Ricordo a tutti che oggi si correrà anche la 6 ore di Spa nel WEC. Abbiamo due Ferrari che possono anche sperare in qualcosina di più rispetto a quanto conquistato negli ultimi Gran Premi, anche perché il tempo è molto incerto. Stamattina il cielo e quindi tutto il meteo si presentava così. C'è anche nebbia in pista. E inoltre stamattina vi voglio segnalare che ha girato questa vettura, che cos'è? È un prototipo a idrogeno del progetto Mission H24, quindi passi avanti anche per quel che concerne l'ambiente. Bene ragazzi, per questa puntata lampo, dopo le qualifiche è tutto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se avete a casa una magliettina di Charles Leclerc, mettetela alla rovescia in modo che si veda bene il numero 16. Vi saluto, ci vediamo dopo la sprint race e vi invito a cogliere qualunque risultato con positività. Speriamo sia un risultato decente, perché pensate dove eravamo alle prime 3 gare. Ragazzi, ciao!